Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti nella quarta lezione del corso di disegno manga. Oggi, come vi avevo detto, vi parlerò del volto visto dall'alto e dal basso e ci limiteremo a parlare di visuali moderate, non andremo alle visuali estreme. Questo perché per il momento va bene così. Chiudiamo il cerchio dei volti attraverso questo video che comunque è importante, poi per le cose più complesse ne riparleremo più in là, perché prima bisogna imparare a disegnare anche il corpo e quindi diciamo un personaggio completo. Bene, allora disegniamo il solito ovale. Quest'oggi faremo una visuale non frontale, ma a 15 gradi, così con l'occasione vi faccio vedere anche che cosa è una visuale a 15 gradi. Una volta disegnato l'ovale, che ricordiamo, insomma, dobbiamo considerare come se fosse in 3D, disegniamo la linea assiale leggermente spostata rispetto al centro, così. E disegniamo la linea degli occhi in questo modo, curvata verso l'alto. Perché quando disegniamo il volto visto dall'alto o dal basso, ciò che importa è praticamente la linea degli occhi. Con lo spostarsi della linea degli occhi verso l'alto, facciamo dei disegni con vista dal basso, quindi visti da qui, da quest'angolazione. Se invece facciamo la linea verso il basso, la linea degli occhi curvata verso il basso, allora la visuale sarà appunto dall'alto. Per il momento facciamo questa dal basso, così vi faccio vedere velocemente come fare, insomma. Allora, una volta aver fatto questo disegno base, cominciamo con le varie composizioni del volto. Adesso andrò un pochino più veloce perché tanto ormai avete capito come funzionano, grosso modo, no? Ecco, quindi allora disegniamo il mento. Ok, poi andiamo a disegnare le mascelle in questo modo. Cerchiamo di dare anche un po' una morbidezza, così cominciamo a entrare un pochino nell'ottica senza dover fare troppe cose schematiche così come facevamo un tempo. E poi andiamo a disegnare tutto il resto. Nella vista dal basso, chiaramente le orecchie saranno più basse rispetto agli occhi. Ok? Quindi andiamo a disegnare le orecchie qui, mentre gli occhi, queste sono le iridi, ecco, gli occhi saranno disegnati qui, grosso modo. Ok? Perfetto. Adesso disegniamo anche l'altro occhio. E voilà. Così. Quindi, come vedete, diciamo l'orecchio sta, se noi facciamo una linea dritta, l'orecchio sta più in basso, vedete, rispetto alla linea degli occhi. Poi andiamo a disegnare il naso, che chiaramente, essendo visto dal basso, si vedrà un pochino di più nella parte bassa. Ok? Quindi disegniamolo così. Ok, poi disegniamo la bocca e il labbro. Adesso riagganciamoci bene con l'orecchio, perché vedete, l'orecchio sta un po' più indietro rispetto a dove noi abbiamo fatto l'ovale. E andiamo avanti in questo modo. Ok, adesso facciamo l'iride che guarda leggermente verso l'alto. Una e due. Facciamo due cerchietti che sono i cerchietti appunto della luce che sbatte all'interno dell'iride.
e poi scarabocchiamo tutto il resto così come avevo insegnato. Disegniamo anche le sopracciglia, che vanno a finire, ve lo ricordo, leggermente al di fuori rispetto alla parte esterna dell'occhio. Molto bene. L'attaccatura dei capelli sarà un po' più indietro rispetto a quella, diciamo, al viso visto da frontale. Quindi, come vedete, diciamo, il trucco sostanzialmente sta nel posizionare bene l'ovale e nel considerarlo, sia l'ovale sia la linea assiale e la linea degli occhi, come un oggetto 3D che si sposta. Una volta che noi abbiamo capito questo sistema, possiamo fare tutte le posizioni che vogliamo, veramente, perché diventa tutto molto, molto più semplice. Chiaramente con la vista dal basso il collo si vedrà molto bene, ok? E sarà, rispetto appunto alle spalle, sarà molto più, un po' più lungo del solito, insomma. Eccolo qua. Facciamo i ciuffettini. Ok, come vedete sto andando un pochino più veloce perché ormai diciamo le tecniche le avete capite, insomma sono sempre le stesse le tecniche per poter capire come disegnare in maniera esatta i vari punti del viso. Ecco, disegniamo anche l'attaccatura. Oggi sono un po' fuori fase, mi dispiace, però accettatemi così, insomma non sono sempre in forma, oggi non sono per niente in forma, comunque va bene. Stiamo disegnando adesso appunto il volume dei capelli. Ok, perfetto, che vanno a chiudere verso il basso, come sempre. Per quanto riguarda la visuale dall'alto, è lo stesso identico ragionamento, però chiaramente con la linea degli occhi angolata diversamente, cioè nel lato opposto. Quindi, allora, facciamo l'ovale. Ok. Facciamo la linea assiale, eccola qui, e la linea degli occhi invece di andare verso l'alto è piegata verso il basso, ok? In questo modo. Adesso disegniamo le orecchie. Chiaramente in questa visuale le orecchie sono più alte rispetto agli occhi. Vedete, se noi adesso disegniamo gli occhi, capiamo da subito questa cosa. Ecco qui. Come vedete, io seguo anche la linea stessa degli occhi, curvando appunto gli occhi stessi. Vedete, gli occhi non sono dritti come con la vista frontale, ma seguono praticamente, vedete, seguono l'andamento, quindi la curva della linea degli occhi, diciamo in versione 3D. Ok, questa cosa è importante e dovete imparare piano piano a farla anche voi. Adesso facciamo gli occhi che guardano verso il basso, questo modo, occhio 1 e occhio 2. Disegniamo il cerchietto della luce, scarabocchiamo il resto ed ecco qui. Adesso andiamo un attimino
a modificare qualcosina, eh? E vedete che in questo caso, appunto, le orecchie sono sicuramente più in alto rispetto alla linea, appunto, degli occhi. Ok? Adesso disegniamo le sopracciglia, anch'esse saranno leggermente curvate, vedete, in questo modo. E voilà. Ed eccole qui. Poi disegniamo il naso, che stavolta appunto è più visto verso l'alto che non verso il basso. Poi disegniamo come sempre la bocca, il labbro inferiore e poi andiamo a disegnare praticamente le linee del mento e della mascella, quindi della parte bassa, insomma, della testa stessa. Va bene? Ecco fatto. Chiaramente con la visuale dall'alto la linea dell'attaccatura dei capelli risulta un pochino più così, leggermente verso il basso rispetto al solito, lasciando più campo, diciamo, alla testa, vedete? Disegniamo i ciuffetti. Ecco qui. E disegniamo anche appunto il volume, come sempre facciamo, il volume dei capelli stessi. Ecco qua. Chiaramente con questa visuale, che è appunto la visuale dall'alto, il collo sarà un pochino più schiacciato e quindi praticamente le spalle sono notevolmente ravvicinate, vedete, rispetto a tutto il resto. Bene ragazzi, la lezione termina qui. Quest'oggi non vi farò vedere i vostri disegni perché ho deciso di fare un video a parte per farvi vedere tutte le vostre esercitazioni e con l'occasione darvi anche qualche consiglio per migliorarvi ulteriormente. Quindi, se ancora non avete inviato la vostra esercitazione, vi invito a farla e a inviarmela il più velocemente possibile perché a breve, insomma, monterò il video e una volta che comincio a montare il video, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Nella prossima lezione ci occuperemo del corpo, quindi cominceremo, insomma, a vedere un po' il disegno nel suo insieme. Non mi rimane che salutarvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi chiedo la gentilezza di condividere questo video almeno una volta su Facebook o sui vari social network che avete, così mi darete una mano per farmi conoscere. Allora ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutti i matti del mondo.